Do social media threaten democracy? Punto interrogativo. È il titolo di un articolo che è apparso il 4 novembre scorso sull'Economist. Un articolo in cui ci si pone appunto il problema se i social media e quindi anche internet minacci la democrazia. Il sottotitolo suona così: Facebook, Google and Twitter were supposed to have politics as good information drove out prejudice and falsehood. Something has gone very wrong. Quindi, vedete, quello che probabilmente è il giornale più diffuso, il settimanale più diffuso nel mondo, si è posto un problema che abbiamo anche noi in Italia. Basta aprire il Corriere della Sera e Repubblica di oggi, singolarmente, tutte e due si aprono con due editoriali che riguardano la democrazia e la partecipazione dei cittadini alla democrazia. Le riflessioni che io vorrei proporvi oggi sono collegate proprio a quest'idea che sta maturando, e cioè che noi abbiamo oggi degli strumenti tecnici che ci consentono di far diventare più democratici gli ordinamenti moderni e che quindi internet possa servire ad allargare le basi della democrazia. In sostanza, che la democrazia possa diventare, grazie ad internet, senza limiti, illimitata, pervasiva e con delle possibilità di esprimersi che hanno tutti tramite internet. Ricordo giusto en passant che noi su questo pianeta siamo 7 miliardi e 300 milioni e che la metà di noi siamo collegati a internet, quindi diciamo è certamente internet la cosa più globalizzata che vi sia al mondo, tanto che in Italia c'è un movimento politico che assume di non avere necessità di fare una proposta politica, quella che gli inglesi chiamano una platform, di indicare un orientamento politico, ma che sostanzialmente dice: beh, eleggetemi e eseguirò la vostra volontà. Quindi renderò la democrazia più diretta, sostituirò o accompagnerò la democrazia rappresentativa con una democrazia diretta, quale è quella consentita da questo nuovo strumento che è a nostra disposizione. Ecco, io vorrei proporvi qualche breve riflessione su questo tema, che naturalmente poi riguarda più in generale il tema del, che oggi viene definito, della crisi della democrazia. Ora, cominciamo da un dato semplice. La nostra Costituzione comincia con questa frase: l'Italia è una repubblica democratica. E uno dei grandi padri della Costituzione, Costantino Mortati, un grande studioso di diritto pubblico, che è stato partecipe all'Assemblea Costituente nella stesura della Costituzione, ha scritto qualche anno dopo che qui la parola Repubblica non è intesa nel senso di un reggimento politico diverso dalla monarchia, ma qui la parola Repubblica è intesa in un senso pervasivo, cioè Repubblica è l'intero ordinamento italiano, è l'insieme di tutti i poteri pubblici e anche delle sue basi sociali. Ora chiediamoci un momento: quella stessa Costituzione che inizia dicendo l'Italia è una Repubblica democratica, stabilisce che l'Italia sia una Repubblica interamente democratica, cioè che essa sia tutta, in ogni suo angolo, democratica? Se voi andate avanti di qualche pagina nella lettura della stessa Costituzione, vi rendete conto che la stessa Costituzione in realtà introduce dei limiti alla democrazia, perché un po' più avanti c'è un articolo nel quale si dice che
agli uffici pubblici si accede mediante concorso. E un po' più avanti si dice che al ruolo di magistrati si accede mediante concorso. E allora quindi nella nostra stessa Costituzione si prevede che vi siano dei titolari di cariche pubbliche i quali sono scelti non in base alla decisione popolare, alla volontà popolare, ma sono scelti in base ad altri criteri. Quel criterio che noi chiamiamo concorso e che riassume in sé, diciamo, da 3 a 4 secoli di storia dell'umanità, perché con concorso noi intendiamo che vi sia una competizione aperta a tutti, che tutti possano competere per raggiungere degli uffici pubblici e che il vincitore di questa competizione debba essere scelto non dalla volontà popolare, ma debba essere scelto da un'aristocrazia che è costituita dai cultori della stessa materia e quindi che per esempio il chirurgo sia scelto da più anziani chirurghi, che l'ingegnere sia scelto da più anziani ingegneri, che non sono eletti a furor di popolo, sono stati selezionati a loro volta in base al criterio opposto a quello della rappresentatività, al criterio della competenza, al criterio dell'expertise. E questo principio, che è un principio non democratico, se fosse qui Aristotele ci direbbe che è un principio aristocratico, no? Questo principio non democratico è un principio, si è affermato nei nostri ordinamenti, in quasi tutti gli ordinamenti moderni, si è affermato in base a una storia che vi tratteggio rapidamente, andando un po' all'indietro, viene consacrato in gran parte delle costituzioni moderne che riflettono gli orientamenti delle grandi costituzioni borghesi immediatamente successivi alla Rivoluzione francese. La carriera aperta ai talenti era l'espressione che adoperavano i francesi, i quali consacravano costituzionalmente un principio che era stato sviluppato dai grandi illuministi Voltaire, Condorcet, Rousseau, i quali a loro volta erano stati influenzati dalla lettura che facevano dei resoconti dei missionari che tornavano nel 600 e nel 700 dall'impero cinese, dall'impero celeste, nel quale esisteva una categoria che veniva chiamata, si adopera ancora questo termine, se lo dite a un cinese non vi capirà, mandarini, che era una ristretta classe dirigente incaricata di alte funzioni amministrative e politiche, selezionata sulla base di difficilissimi concorsi che spesso duravano più di un anno e che naturalmente, in base ai criteri dell'epoca, comportavano delle prove che non erano di diritto amministrativo, ma erano delle prove di poesia, di filosofia, di calligrafia, perché si riteneva che delle persone di grandi capacità intellettuali potessero governare la cosa pubblica. E ancora adesso, se voi andate in Inghilterra e chiedete alla maggior parte degli higher civil servants inglesi che cosa hanno studiato all'università, vi diranno che loro hanno studiato classics a Oxford o a Cambridge. Classics vuol dire che hanno studiato greco, storia greca, letteratura greca o letteratura romana o storia romana, va bene, e che quindi non sanno un'acca di management, eppure sono i migliori manager del mondo, e però vengono da una formazione classica che gli ha consentito una acquisire delle competenze, una capacità di interpretazione della realtà che altri non hanno. Quindi non è vero che la democrazia è illimitata e che l'Italia è tutta una repubblica democratica.
anche per un motivo che nessuno di noi vorrebbe entrare in una sala operatoria ed essere operato da un chirurgo che sia stato eletto con 1 milione di voti. No, probabilmente ci preoccuperemmo, insomma, no? Ci farebbe piacere di passare su dei ponti che sono stati costruiti da ingegneri che hanno superato bene tutti gli esami di ingegneria, non che siano stati eletti a furor di popolo. E accanto a questo, nella stessa Costituzione troviamo un'altra istituzione, la Corte Costituzionale e fuori dalla Costituzione le autorità amministrative indipendenti, altri organismi che addirittura contrastano la democrazia. E il professor Di Cataldo, voluto gentilmente, lo ringrazio per ricordare un piccolo episodio della mia vita, ma vi ha ricordato che sono stato per 9 anni giudice della Corte Costituzionale. Che cosa ho fatto io durante i 9 anni alla Corte Costituzionale? Ho dichiarato illegittime costituzionalmente leggi, ma se ho dichiarato illegittime costituzionalmente leggi che il giorno dopo la pubblicazione della sentenza hanno cessato di produrre efficacia, che cosa ho fatto? Ho semplicemente dichiarato che il Parlamento aveva sbagliato, ho semplicemente dichiarato che l'organo strumento della democrazia aveva commesso un errore e quindi che questo errore doveva essere riparato. Dunque, ancora una volta, la democrazia non è illimitata, la democrazia ha dei limiti e questi limiti stanno scritti nella stessa Costituzione che dice l'Italia è una repubblica democratica. Quindi dovremmo leggere questo primo articolo della Costituzione come se fosse scritto l'Italia è una repubblica sia pur non del tutto democratica, nel senso che non tutte le strutture del nostro paese si reggono sul principio di rappresentatività. C'è poi una seconda riflessione che vi vorrei presentare, e cioè da dove nasce quest'idea di una illimitatezza della democrazia? Quest'idea, più democrazia c'è, meglio è. Nasce da un'aspirazione lontana che va tenuta presente perché la storia, noi siamo anche la nostra storia. Non è vero che la storia è una cosa lontana da noi. Se noi siamo anche la nostra storia, interroghiamoci, cerchiamo di capire, di comprendere perché a poco la democrazia è diventato un ideale così diffuso, tanto da suggerire ai costituenti di cominciare con quella frase di cui ho detto. 1871, l'Italia è unita da 10 anni, c'è un suffragio ristretto, cioè c'è un numero ristretto di persone che hanno diritto al voto. L'Italia in quel momento è composta di 25 milioni di abitanti e naturalmente c'è una parte di questi 25 milioni, possiamo supporre intorno a 15-18, che hanno quello secondo noi, diritto elettorale attivo. Hanno diritto di partecipare al voto 500.000 persone e di questi la metà partecipa effettivamente alle elezioni politiche nazionali. Eppure questa è un'epoca dell'Italia che noi chiamiamo liberale o liberal-democratica, così come chiameremo liberale o liberal-democratica in particolare l'età giolittiana, cioè i primi 20 anni del secolo scorso, con allargamenti successivi del suffragio e quindi della partecipazione attiva delle persone alla vita politica del paese, tanto che immediatamente dopo la Prima Guerra Mondiale viene concessa anche alle persone che non abbiano requisiti di censo o di istruzione, viene concesso il diritto di voto e viene concesso per un motivo, come dire, politico e umano comprensibile. Si può pensare che ci sono dei giovani che sono andati a rischiare la vita
a cui non si concede, per difendere una patria che non concede loro la possibilità di partecipazione attiva alla vita collettiva, alla comunità. Questo è il motivo che porta all'allargamento del suffragio. Suffragio universale viene chiamato, ma è veramente universale. Metà dei cittadini non vota. Tutte le persone di sesso femminile conquisteranno il voto solamente dopo la seconda guerra mondiale. Dunque, la storia della democrazia moderna è una storia di successivi allargamenti e non è solamente la storia italiana. Quando nel 1831 un giovane e brillante magistrato francese attraversa l'Atlantico, a quell'epoca ci impiegavano settimane ad attraversare l'Atlantico, con un suo collega Gustave de Beaumont, e dopo 4 anni scrive La democrazia in America. Tocqueville, che ha scritto questo fondamentale libro sulla democrazia, che cosa ha visto negli Stati Uniti? In quel momento gli Stati Uniti erano un piccolo paese di una ventina di milioni di abitanti, ma in questa ventina di milioni di abitanti c'erano gli schiavi che non votavano, i negri che non avevano diritto al voto e tutte le persone che non avevano né censo né istruzione che non avevano diritto al voto. Chiamava democrazia una cosa che per i nostri occhi sarebbe ben lontano dalla democrazia. Dunque, la democrazia è un ideale che si è costruito lentamente in tutti i paesi e noi abbiamo chiamato democratici ordinamenti cioè i contemporanei hanno chiamato democratici degli ordinamenti che noi oggi ci guarderemo bene da chiamare democratici. Poi, nel corso dell'Ottocento è accaduto un fenomeno veramente straordinario ed è straordinario anche che nessuno l'abbia studiato, e cioè che l'idea inglese di self-government, che vuol dire autogoverno, sia stata sviluppata nella cultura tedesca nel senso di ritenere che ciascuno, ad opera una metafora usata dagli inglesi, possa governare la comunità in cui vive stando sulla soglia di casa. Questo è un ideale che si è sviluppato nel corso dell'Ottocento e di cui si è impossessato il nascente movimento socialista, nonché quello che poi sarà il marxismo e Carlo Marx. La critica dello Stato che Marx fa come un strumento di oppressione della borghesia nei confronti della società si accompagna con l'idea che la società possa autogovernarsi e quindi che in qualche modo ci sia una democrazia che prescinde dall'esistenza di poteri pubblici, perché è la stessa società che si organizza con cellule che governeranno la società nella sua interezza. E badate bene che questo è alla base di quel grande movimento di cui si festeggia il centesimo anno, l'anniversario, che si chiama Rivoluzione d'Ottobre. Perché i Soviet, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, i Soviet sono consigli. Soviet vuol dire consiglio, ed è il consiglio dei cittadini che si autogovernano, va bene, che poi l'Unione Sovietica abbia continuato a chiamarsi Sovietica, ma sia andata verso la tradizione zarista propria del paese nel quale si è affermato il socialismo in quell'epoca, è un'altra storia. Però questo è il motivo originario della diffusione dell'idea che il pensiero socialista chiamerà la socializzazione del potere. La socializzazione del potere è l'idea di una democrazia diffusa in cui tutti in qualche modo partecipano. Noi oggi lo vediamo come un fatto un po' utopistico, ma dovete capire che milioni di persone hanno creduto in questo ideale di uno Stato che scompare, la scomparsa dello Stato, no? Che è enunciata
nel pensiero marxista, e quindi che vi sia una sorta di democrazia dal basso, no? della società che governa se stessa. E poi su questo si innesta l'idea della democrazia diretta, perché questa diventa democrazia diretta. Diventa democrazia diretta e quindi penetra anche negli ordinamenti moderni. Nella nostra Costituzione abbiamo gli strumenti di democrazia diretta, abbiamo il referendum, abbiamo diversi tipi di referendum e diversi tipi di referendum vengono introdotti dagli statuti regionali. Che cos'è il referendum? È un modo per assicurare al cittadino di esprimere direttamente il proprio orientamento in luogo di scegliere le persone a cui delegare il compito di prendere le decisioni. Quindi non è più una democrazia delegata, ma è una democrazia diretta, non più una democrazia rappresentativa, ma una democrazia diretta. E questo naturalmente è un'idea che è alimentata dalla strumentazione tecnica. Se voi andate a Brasilia, la capitale del Brasile, voi potete vedere per esempio che è il paese che ha più sperimentato il voto elettronico, voi potete vedere la meravigliosa macchina che è stata messa in piedi che consente a tutti i brasiliani di partecipare mediante strumenti elettronici al voto sempre di democrazia rappresentativa, cioè della scelta delle persone, che naturalmente strumentazione tecnica che naturalmente rapidamente potrebbe diventare invece lo strumento per non scegliere le persone ma prendere le decisioni, non scegliere le persone che prendono le decisioni in nome del popolo, ma del popolo che prende direttamente le decisioni che riguardano il popolo. Quindi il voto elettronico è lo strumento del popolo che dà essa stessa la sua voce, non quindi... C'è una famosa frase di Rousseau, anche quello viene citato, c'è un altro aforisma che dice ma il popolo inglese crede di essere libero, in realtà è libero una volta ogni 5 anni, il giorno in cui vota, perché sceglie le persone a cui conferisce il potere di decidere nel proprio nome. Ma anche qui, se gli allargamenti del suffragio sono stati così lenti, e se l'ideale utopistico della socializzazione del potere è miseramente fallito con l'involuzione dell'esperienza sovietica, anche qui ci sono dei problemi. E quali sono questi problemi? Derivano dall'esperienza concreta dei referendum. Prendiamo gli ultimi referendum nazionali che si sono svolti nel mondo. Colombia, Thailandia, Ungheria, Regno Unito, Italia. Quale di questo referendum? In quale di questo referendum il popolo ha dato una risposta alla domanda che era stata posta? Non vi posso raccontare di quale fosse la domanda in tutti questi paesi, ma chiedete a voi stessi. Gli italiani al referendum del 4 dicembre scorso hanno votato per la riforma della Costituzione o hanno votato solo per o anche per qualche altra cosa? Per esempio, ti piace Renzi o non ti piace Renzi? Chiedetevi soltanto questo, e cioè lo stesso referendum in questa logica binaria sì-no dà un'apparenza di certezza, ma in realtà nasconde una grande quantità di ambiguità, è insincero, è illusorio. Perché? Perché alla domanda a cui si può rispondere solo sì o no, si aggiungono altre domande di coloro che partecipano al referendum, che per così dire costruiscono una domanda che a loro non era stata posta. E questo è successo in Colombia. Se voi pensate che il referendum della Colombia riguardava la fine di 30 anni di guerra civile, insomma, o quello che è successo in Ungheria, o quello che stiamo vedendo che è successo nel Regno Unito con il referendum per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, perché in realtà la popolazione inglese
non rispondeva alla domanda vuoi o non vuoi uscire dall'Unione Europea, ma rispondeva a un'altra domanda. Vuoi o non vuoi che ci sia un tasso di immigrazione così forte come si è realizzato negli ultimi anni? Ma questo è un problema che sta all'interno della questione uscire o restare nell'Unione Europea. E poi c'è un limite, ci sono due limiti, quantitativi e qualitativi, dell'idea che la democrazia possa diventare più democratica, se mi consentite questo gioco di parole, che derivano in termini di quantità e di qualità dai seguenti aspetti. In termini di quantità, pensate all'ipotesi in cui 40 milioni di italiani, noi siamo 60 ma 40 hanno partecipazione attiva alla vita politica, cioè hanno diritto di elettorato attivo e passivo, pensate se a 40 milioni di italiani noi chiedessimo di prendere lo stesso numero di decisioni e nello stesso modo del Parlamento italiano. 100 leggi oggi, quindi un numero ridotto di leggi rispetto alle 400-500 che prendeva qualche anno fa il Parlamento, all'anno, ognuno delle quali in base alla Costituzione deve essere votata articolo per articolo. Non vi posso proporre un calcolo, ma ho fatto una stima e la mia stima conduce a questa conclusione, che se noi dovessimo votare, come prevede la Costituzione, quello stesso numero di leggi, 40 milioni di persone dovrebbero ogni giorno, tutti i giorni dell'anno, compresi Natale, Capodanno, il giorno dell'onomastico, il compleanno e il 15 agosto, dovremo tutti i giorni prendere 8 decisioni, va bene? 8 decisioni che vanno dall'ammontare del debito pubblico a che cosa pensiamo delle coppie omosessuali, fino al problema degli investimenti nel mezzogiorno, fino al numero dei concorsi da fare in magistratura, cioè tutti gli argomenti su cui si esplica l'attività legislativa del Parlamento. Mi sembra possibile che in termini quantitativi una collettività possa svolgere, come dire, i propri processi di decisione in questo modo? Quanta riflessione ciascuno di noi può dedicare ogni giorno dell'anno a 8 decisioni da prendere così importanti? E poi c'è un limite qualitativo. Una decisione richiede una deliberazione. Ho adoperato volutamente questa parola, ma vi dico tra un momento che l'ho adoperata in modo sbagliato. Cioè una decisione richiede informazione, discussione, tentativo di convincimento per essere convinti e poi alla fine una decisione. E infatti gli inglesi, che hanno un uso più sofisticato della parola deliberation, loro dicono appunto from deliberation to decision. Quando bisogna prendere una decisione bisogna passare attraverso un percorso, un processo che loro chiamano deliberativo, tanto che due dei maggiori studiosi di diritto costituzionale americano, Bruce Ackerman e Fishkin, hanno qualche tempo fa proposto che anche per le votazioni politiche vi sia un deliberation day, cioè una settimana nella quale tutti i cittadini vengono raccolti nelle town hall, nei municipi, e sono informati, dibattono, discutono, convincono, cercano di convincere, si fanno convincere e si formano un'opinione. Ora, la strumentazione tecnica di cui noi ci valiamo, cioè in questo caso internet o, se volete, quella grande macchina che in Brasile hanno messo in piedi per raccogliere in strumenti non cartacei la volontà popolare,
non ci consentono queste cose, non consentono la stessa cosa che può essere consentita dal dibattito in una sezione di partito, dove la forza della collegialità sta nella raccolta di persone che hanno opinioni diverse, quindi che non si riuniscono in base all'adesione alla medesima opinione, e voi sapete che i social media invece si orientano in questa direzione, primo. Secondo, dove si è pronti a combattere per la propria idea, e terzo, si è pronti a accettare che l'idea dell'altro sia migliore della propria. E questo vuol dire capacità deliberativa, la capacità di convincere, ma anche l'apertura a farsi convincere. Avendo fatto per 9 anni parte di un organo collegiale nel quale il punto di forza è proprio questo, vi posso dire che è molto alto il numero delle volte in cui sono entrato in Camera di Consiglio convinto che la soluzione fosse A e sono uscito avendo votato per B, nel senso che ritengo che un organo di quel tipo e in generale chi prenda decisioni collettive debba appunto prima di decidere deliberare nel senso inglese che ho detto. E questo, diciamo, queste difficoltà derivano dal fatto della insufficiente riflessione sulla circostanza che negli ordinamenti moderni noi abbiamo elementi democratici, ma anche elementi che potremmo definire poliarchici, pluralità di poteri, controlli reciproci, dialogo tra quello che una volta si chiamava paese reale e paese legale, elite, establishment, oggi purtroppo casta o classe dirigente da un lato e dall'altro società. Tutto questo arricchisce la democrazia perché alimenta quel dialogo senza del quale la decisione è presa a occhi chiusi, senza del quale la decisione è molto debole. Ora, tutti questi elementi insieme e in particolare la richiesta di una sempre maggiore democrazia, basata su quell'idea più democrazia c'è, meglio è, in realtà sta creando una condizione di malessere che vi vorrei passare rapidamente in rassegna per farvi capire quali sono i punti di crisi. Partendo da dichiarazioni, Macron il 7 settembre parlando ad Atene sotto il Partenone, cioè nel luogo dove storicamente è nata la democrazia, ha detto che la democrazia è in pericolo. Un ultimo libro americano sulla democrazia usava nel titolo la parola gridlock, condizioni di stallo. Il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri l'11 settembre a Milano ha parlato di fatica della democrazia. E gli elementi e i segni di crisi sono numerosi. Uno dei grandi guru del marketing mondiale, un signore di 92 anni che nei giorni scorsi era a Roma, ha scritto un libro intitolato Democracy in Decline, Democrazia in Declino, uscito appena adesso negli Stati Uniti e immediatamente già tradotto in italiano, in cui ha lamentato che la democrazia americana è diventata una plutocrazia, dice Kotler. E noi sappiamo anche che la democrazia, come dire, non è irreversibile, lo sappiamo per esperienza diretta. L'età giolittiana è un'età liberal-democratica, secondo la più diffusa classificazione dei regimi, però è stata seguita da 20 anni di fascismo e quindi di regime autoritario nel quale non vi sono state elezioni ma plebisciti. E poi ci sono problemi che riguardano il sempre minore interesse dei cittadini per la cosa pubblica e quindi la diminuzione del peso dei partiti. Vi faccio solo un esempio. Nel 1948 i tre maggiori partiti, PCI, DC e PSI,
cioè il Partito Comunista, il Partito della Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, avevano complessivamente 10 milioni di iscritti. Oggi il partito che ha il maggior numero di iscritti, ce ne ha 400.000, dichiara di averne 400.000. Gli altri non lo dichiarano neppure il numero degli iscritti, perché saremmo a cifre risibili. Quindi il partito, cioè quella forma di organizzazione della società che costituisce lo strumento di comunicazione tra la società e lo Stato, è a sua volta, come dire, si è, per adoperare un'espressione che è stata usata da un noto sociologo, si è liquefatto. E la partecipazione elettorale in Italia, noi siamo partiti da una partecipazione che stava tra il 92 e il 93%, per 30 anni abbiamo mantenuto questo livello di partecipazione, dopo 30 anni siamo scesi al 74%, e non ho bisogno di ricordarvi la percentuale dei siciliani che hanno partecipato al voto nelle ultime elezioni regionali siciliane. Siamo passati a meno della metà degli aventi diritto al voto. E l'Istat ha fatto di recente una interessante indagine sulla partecipazione politica attiva, diversa dalla partecipazione al voto, intendendo per partecipazione politica attiva anche una partecipazione minima, per esempio di essere andato nell'ultimo anno una volta a sentire un comizio elettorale. Sapete qual è la percentuale delle persone con più di 14 anni che registra una partecipazione politica attiva? L'8%. La partecipazione sociale, quindi quella che avviene nelle categorie, nelle professioni, nel volontariato e così via, è 3 volte la partecipazione politica attiva, e la partecipazione politica passiva è del 77% secondo i calcoli dell'Istat, il che vuol dire che c'è uno squilibrio enorme tra l'interesse che gli uomini e le donne italiani più di 14 anni hanno per la cosa pubblica e per il tempo o per l'impegno che essi dedicano in modo attivo alla cosa pubblica, alla vita della collettività. E tutto questo ha avuto dei riflessi e sta avendo dei riflessi anche sulla capacità di decisione delle democrazie moderne. Mio caro collega dell'Università di New York, uno dei maggiori costituzionalisti americani, che ha scritto un bel libro qualche anno fa sulla fragilità delle democrazie, ha scritto un articolo che sta per essere pubblicato, in cui ha fatto un paragone sulla capacità di decisione delle democrazie comparate a regimi che non sono democratici. E ha preso un esempio. Ha preso l'esempio del terzo terminal dell'aeroporto di Pechino e l'ha confrontato con il quinto terminal dell'aeroporto Heathrow di Londra, che come tutti sanno è il più grande dei 3 o 4 aeroporti di Londra. L'ha preso perché l'architetto è lo stesso, un inglese, Norman Foster, notissimo architetto. Beh, la comparazione è questa. A Pechino l'hanno completato in 4 anni, a Londra in 20 anni. La differenza tra 4 anni e 20 anni, lo stesso prodotto pensato dalla stessa persona, vabbè, con caratteristiche diverse ovviamente nell'uno e nell'altro luogo, che dimostrano anche la difficoltà delle democrazie di decidere. Guardate bene, difficoltà per motivi seri, interni alla democrazia, perché la democrazia canonizza, dicevano una volta i giuristi italiani, canonizza nel senso che consacra in leggi interessi collettivi. Noi attraverso la democrazia che abbiamo stabilito che deve essere tutelato l'ambiente, la salute, il territorio, i beni culturali. Se vogliamo tutelare attraverso la democrazia, cioè la legge, l'ambiente, il territorio, i beni culturali, il paesaggio, ebbene, finisce che ci vogliono 20 anni, e quindi, diciamo,
sono 20 anni spesi bene, potremmo dire, però forse potrebbero diventare 10, e comunque ci mettono in una condizione di difficoltà rispetto a quegli ordinamenti politici che queste cose le realizzano in 4 anni, perché quelli procedono più speditamente sulla strada delle loro realizzazioni. E quindi la democrazia finisce per incidere anche sulla capacità di decisione del potere pubblico. A tutto questo si aggiungono fattori nuovi di crisi della democrazia. Facciamone qualche esempio. Il fatto che Turchia, Ungheria e Polonia ci stanno dimostrando che le democrazie possono andare per una strada illiberale, creando una contraddizione interna alla democrazia che è veramente lacerante. Pensate, la democrazia comporta demos krateia, no? È l'esercizio del potere da parte del popolo. Ma il popolo, per esercitare questo potere, che esercita collettivamente, partecipa alle elezioni, deve poter dialogare, esprimere e manifestare la propria opinione, organizzarsi e associarsi in partiti. E infatti noi abbiamo un bell'articolo 21 della Costituzione, un bell'articolo 49 della Costituzione che garantiscono questi diritti. Ma emergono degli ordinamenti che sono democratici, ma sono illiberali. Ma diventando illiberali, creano una contraddizione con la democrazia, perché non consentono una piena manifestazione della democrazia. Cioè lì la democrazia diventa soltanto il fatto di poter andare a votare quel giorno, ma non nel poter scrivere sul giornale, cercare di convincere, dibattere, associarsi in partiti e quindi organizzare un seguito elettorale, perché un partito non è altro che un'associazione che organizza un seguito elettorale. O ci sono antiche falle della democrazia più antiche. Per esempio, grazie alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, noi abbiamo scoperto 10 anni fa che la più antica democrazia del mondo, quella che ha insegnato la democrazia a tutti i paesi civili, il Regno Unito, ha un buco enorme nella propria democrazia. Cioè che in quel paese i prigionieri, coloro che sono ristretti in carcere, nel giorno in cui si vota, per qualunque tipo di ragione o di crimine o delitto siano stati sanzionati con la privazione della libertà personale, non hanno voting rights, il che vuol dire quasi 1 milione di inglesi. Quindi queste persone sono praticamente private del diritto di partecipare alla vita della collettività, perché non possono manifestare la loro opinione quel giorno. E poi abbiamo un ultimo fenomeno che è quello dello spostamento di alcune decisioni dal luogo nel quale si esplica, si esercita la democrazia, in luoghi in cui la democrazia non si può esercitare. Se una decisione che riguarda il commercio viene presa dal WTO, dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, beh, quella decisione viene presa a Ginevra, ma noi votiamo per un Parlamento cosmopolitico che tenga sotto controllo l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Se una decisione viene presa dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro o da una qualunque delle altre organizzazioni internazionali, queste organizzazioni internazionali, a chi sono accountable? L'espressione accountable la dobbiamo per forza usare perché la parola accountable non ha un equivalente italiano. Diciamo a chi rispondono? Chi conferisce legittimità democratica a questi organismi e a chi rispondono questi organismi? Quindi, ancora una volta, questo è un problema perché? Perché la democrazia si realizza negli stati, ma se delle decisioni vengono spostate dagli stati a qualche organismo sovrastatale,
globale, sovranazionale, ce ne sono oramai circa 2000 di organizzazioni di questo tipo, e il locus della democrazia scompare. Tant'è vero che qualche anno fa, quando fu istituita l'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'Associazione degli Industriali Americani presentò una petizione al governo federale degli Stati Uniti, al Presidente degli Stati Uniti, argomentando nel seguente modo: se queste decisioni che riguardano il commercio vengono prese a Washington, io sulla base dell'Administrative Procedure Act, cioè la legge voluta da Roosevelt prima e da Truman poi del 1946, che dà il diritto di partecipare dei cittadini alle decisioni amministrative, io in base a questa legge posso andare a Washington e far sentire la mia voce, perché c'è una procedura che si chiama dei notice and comment, è un hearing, è una specie di udienza conoscitiva. Ma se questa decisione viene spostata a Ginevra, a parte il fatto che mi costa il viaggio fino a Ginevra, osservavano i prudenti industriali americani, io questo diritto di fare sentire la mia voce non ce l'ho più, perché a Ginevra si farà sentire il governo federale degli Stati Uniti, ma io non ho diritto di cittadinanza, perché quella è un'organizzazione che non risponde a me, e quindi non posso essere ascoltato. E allora, con questo, con qualche ultima riflessione, vorrei concludere. Dobbiamo dire che la somma di tutte queste crisi, a cui si aggiunge ciò che ho detto all'inizio, e cioè un'aspettativa di sempre maggiore democrazia, quindi le due cose insieme. Il fatto che la democrazia ha qualche piede d'argilla e il fatto che noi chiediamo sempre più democrazia, queste due cose insieme ci debbono preoccupare. Dobbiamo pensare che la democrazia sia un regime che, come dire, si avvia a una fase di maturità e forse si avvia alla morte. Io penso che la risposta a questa domanda non debba essere pessimista e debba essere invece ottimista. E vi dico perché io ritengo che si debba dare una risposta ottimistica, e cioè che la democrazia non diminuirà e non si indebolirà. Perché la democrazia nel corso della sua storia è vissuta di crisi, si alimenta di crisi e cresce con le crisi. La democrazia è come certe malattie, che è bene che averle perché ci si immunizza. Cioè la democrazia ha al suo interno degli anticorpi. Per prendere qualche esempio che ho fatto, molti dicono: ma l'Unione Europea è un organismo antidemocratico, oppure la Turchia si comporta in questo modo, ma è una democrazia illiberale. Però anche lì ci sono gli anticorpi, perché? Perché per esempio le pressioni che esercita l'Unione Europea sulla Turchia, nella misura in cui la Turchia vuole entrare nell'Unione Europea, sono enormi. Basta leggere i rapporti che fanno ogni anno a Bruxelles la Commissione Europea. E poi l'esistenza dei paesi non democratici c'è un anticorpo, e cioè il fondo delle Nazioni Unite, o l'analoga istituzione dell'Unione Europea che addirittura finanzia la società civile, cioè associazioni di singoli paesi, perché questi chiedano più democrazia nei loro paesi. Per esempio, finanzia associazioni di donne che possano pubblicare dei giornali in paesi dove le donne non hanno diritto al voto, per il principio che il diritto al voto deve spettare a tutti, non solo alle persone di sesso maschile. Quindi ci sono anche qui degli anticorpi. La stessa globalizzazione, che sembra far svuotare la democrazia, perché il posto della decisione viene in qualche modo trasferito ad un livello superiore,
ha un anticorpo perché all'interno delle organizzazioni internazionali si sono sviluppate dei surrogati della democrazia rappresentativa, surrogati che si chiamano democrazia deliberativa. E io penso che anche nel quadro pessimistico che vi ho dato per l'Italia ci sia un anticorpo. Pensate alle due cifre che vi ho dato: partecipazione politica attiva delle persone con più di 14 anni limitata all'8% e invece partecipazione politica passiva che arriva fino al 77%. Lì io vedo un enorme potenziale di democrazia del nostro paese. Vuol dire che anche nel nostro paese c'è un interesse per la vita della comunità ed è questo interesse che ci fa sperare bene per il futuro, perché in questo divario c'è la possibilità che queste persone, se volete, potremmo definirle dormienti, ma non sono dormienti perché sono in realtà seguono le cose della politica. Questi sono dati misurati dall'Istat molto accuratamente e pubblicati nell'annuario Istat. Queste persone sono pronte a passare da una partecipazione politica passiva a una partecipazione politica attiva. Stanno lì alla finestra, guardano, non scendono dal proprio appartamento, non scendono in piazza, non partecipano attivamente, ma sono pronte a intervenire. Lì io vedo un grande spazio per un, come dire, miglioramento della nostra democrazia, per cui tutti i segni di crisi e di malessere che io vi ho passato in rassegna non ci debbono indurre al pessimismo, per cui viva la democrazia.